Sì, va bene, Nandi, tutto quello che vuole dire dici, senza problemi, non va. Ora, sto andando a posto. Buongiorno. Se si vuole sedere così magari sta più comodo. Allora, perciò signor Ferrazza, quando è iniziato a lavorare lei? Tutti gli operai da Pozzo Tondo, la miniera di Pozzo Tondo, ogni mattina ci riunivano nella piazza. La piazzetta. Tutti sì. Quando eravamo tutti, verso le 6, a fila indiana, a piedi, si andava verso la miniera. A miniera si andava a piedi, c'era 5 chilometri. D'inverno era praticabile, nemmeno a piedi si poteva camminare, pozzando. Allora, uno in testa con la cittadella, la lampa cittadella, faceva luce e noi uno dietro l'altro, per andare a finire dopo sangue. Finalmente si arrivava alla miniera. Alla miniera c'era il capomastro. Il capomastro riuniva tutti gli operai. Tu devi andare in questo posto. A tutti ci dava la lavorazione che ti doveva lavorare. Poi ci dava 100 grammi di carburo di calcio per alimentare le cittadine. E poi ognuno a piedi nella scenderia, che era circa 200 metri di scenderia di scala, dopo fatto 5 km c'era la scala, 200 metri di scala per andare. Arrivata dentro la miniera, tutti si dividevano, ognuno andava al posto, che il capomastro vede, tutto vai qua e tu vai là. E allora cominciavano, i primi i picconieri andavano all'avanzamento, chiamato avanzamento, dove si doveva tirare lo zolfo, preparavano lo zolfo, sparavano le mine a mano, quando facevano il buco avevano un palo di ferro circa 2 metri, e spingevano. Durante tutto il tragitto che facevano il buco, c'era una cantilena, come il dolore, fino a che finiva il buco. Dopo il buco caricavano con l'esplosivo, poi accendevano e sparavano. Dovevano nascondersi dietro una colonna. I botti erano contati, perché se avevano fatto 5 buchi, dovevano essere 5 botti. Se i botti corrispondevano a 5, dopo poco tempo andavano. Se ne erano 4 e uno non esplodeva, aspettavano ore e ore che poteva succedere. Che poi... Finito il lavoro, i botti erano completi, andavamo all'avanzamento e guardavamo quanto zolfo, perché lo zolfo era cottimo, non era una giornata, i picconieri, non era cottimo. Più zolfo buttavano la terra, più soldi guadagnavano. Preparavano il lavoro per i vagonari. Questi vagonari, allora prima di entrare i vagonari a caricare lo zolfo nei vagoni, preparavano la volta, perché c'erano pietre cadenti, questa manovra si chiamava scutolare. Scutolava, in modo che rendere meno pericoloso. In dialetto, il sgaggiamento delle cose. Si chiamavano scutolare. Scutolare, quando era tutto pronto, quindi entravano nei vagoni, caricavano i vagoni, riempivano i vagoni e poi le portavano a bocca a pozzo, tutto lungo le gallerie lunghissime, le portavano a bocca a pozzo. A bocca a pozzo si trovava un operaio, si chiamava speditore, che faceva lo speditore. Riceveva l'ora, allora scendeva la gabbia col vagone vuoto, la prima volta, tirava il vagone vuoto e ci metteva quello pieno. Quando era pronto il vagone pieno, quello dell'esterno aveva messo il vagone vuoto, che aveva, dava l'ordine tramite una campanella con segnale, l'ordine di partenza all'organista. L'organista
andava giù e tirava un vagone pieno, andava su e uno vuoto andava giù. No? Questa manovra si faceva tutto il giorno, almeno doveva portare pure 60 vagoncini nel dorso. All'esterno c'era il ricevitore esterno che riceveva il vagone e andava a scaricare una piazzola di scarico adiacente ai forni gialli dove veniva poi. E così finiva la giornata di lavoro dell'operazione. Poi c'erano dentro la miniera, lavoravano i cose che chiamate dei giornalieri che erano operai, ma questi non facevano la sua, non lavoravano lo giorno, si chiamavano spisatori, perché questi qua lavoravano a spese, non erano all'avanzamento, non davano reddito, che preparavano, riparavano le gallerie, i binari, le gallerie, le discenderie, perché le discenderie erano un'opera buona, perché succedevano incendi o una cosa, servivano di vie d'uscita, oltre che per l'aria, perché l'aria che circolava era aria forzata, entrava dal pozzo principale e andava su da una discenderia che andava a finire al di sopra per sfruttare un tipo cammino, insomma opere minerarie, erano l'opera queste due mani. Capo mastro, capo giornataro, quello che faceva questa opera, c'erano le porte, aggiungevano le porte, chiudevano la porta per non mandare l'aria in tutti i cantieri. Questi chiamavano spisatore. Poi il lavoro, quando finiva il lavoro, entravano l'incimento, si chiamava incimento. Incimento, che i vuoti che si facevano, che potevano crollare, sì. E si chiamava questo lavoro incimento. Questo incimento avveniva che andavano degli operai, aprivano la cava di prestito, si chiamava, che ci prestava, dove lo materiale non era inerme, non era una sua, sparavano lì, facevano i pochi, quei vagoncini riempivano. Si chiamava questa cava di prestito, che prestava il materiale di qua, lo mandava là, entro la galleria.